prosegue, i ragazzi stanno arrivando, io sono stata sempre qua, non ho mai lasciato la cattedrale, oggi ritornano tutti per proseguire. È un tetto che ci ripara dal vento, dalla pioggia, poi comunque abbiamo buoni rapporti con Padre Barbaro, con l'Arcivescovo e con tutte le persone che sono dentro, Padre Giuseppe, tutti. Ci ha sostenuto la Caritas, la Casa del Sorriso, la Chiesa di Sant'Egidio. Ci sono famiglie che non hanno dove andare, ragazzi che non hanno lavoro e naturalmente non si può vivere così. C'è chi ha la casa come me, io ho sempre detto di avere la casa, ma io sono qui per un lavoro. Ma c'è chi non ha nemmeno quello, non ha né casa né lavoro. Che ci ascoltino, perché è giusto ed è nella Costituzione che ogni essere umano ha diritto al lavoro e alla casa. E noi non lottiamo solo per noi, ribadisco, lottiamo per tutte le fasce deboli, povere e nei quartieri, perché i quartieri sono abbandonati, proprio lasciati allo sbarando. Che vengano a parlare con noi, vedere veramente le nostre situazioni, non solo a parole, ma con della documentazione. Noi i documenti ce li abbiamo, ma non ce li hanno mai chiesti, cioè hanno fatto solo proposte che non ci hanno mai comunque dimostrato niente di scritto su queste proposte che ci hanno fatto. Tirocini informativi inesistenti, buoni casa che nessuno ci affitterebbe mai una casa con 250 euro al mese per 2 anni e poi che facciamo? Ritorniamo in cattedrale?